Per omicidio colposo plurimo per il terremoto dell'Aquila. La prima udienza del 4 marzo è saltata, la prescrizione incombe. Lei rinuncerà alla prescrizione se prende questo impegno con i telespettatori di Fuori Onda? Allora, io mi prendo questo impegno con tutti gli italiani perché io voglio essere giudicato. Siccome la prescrizione scatta fra pochi mesi, l'ho già detto, mi è stato detto, ma allora ti sfidiamo a presentare la prescrizione. Aspettiamo che scatti la prescrizione e poi io presento la Si domanda. farà processare, Bertolaso si farà processare. Io voglio che ci sia un giudizio su di me, siccome il giudizio è scontato, perché anche la Procura della Repubblica dell'Aquila per 2 volte ha chiesto la mia archiviazione, mi pare che da questo punto di vista non ci possano essere problemi, ma io mi metterò comunque, mi sto già sottoposto al giudizio della Ma magistratura lei e scusi, aspetto di sapere che cosa decideranno. scusi Bertolaso, ma essendo impegnato, diciamo, in un processo che legittimamente decide di affrontare rinunciando alla prescrizione così importante, non pensa che sia forse inopportuno, non è, ormai è passato, a lanciarsi in questa avventura di Roma? È ovvio che è qualcosa che ho tenuto presente, l'ho messa in conto, ho messo in conto le calunnie, gli attacchi, le contumelie che da qui fino a quando si Finora l'hanno voterà. attaccata solo i suoi, però. Gli altri non le hanno detto È una un buon parola. segno, è un buon segno, no? Significa che c'è molto timore che questa candidatura davvero possa essere una Fuoco amico candidatura che. assoluto. Purtroppo scorrono i titoli di coda, però possiamo lasciare i nostri telespettatori con questa notizia. Fate pure i vostri vertici domani, cari amici del centrodestra, tanto Guido Bertolaso c'è. Guido Bertolaso c'è per Roma e ringrazio i 50.000 romani che ieri e oggi sono andati in modo Lei sa che non spassionato. finirà così, però la sa meglio di me, perché la politica poi, lei so che Doppie schede, doppie schede, cinesi, lei sa che euro dati domani da inizieranno comunque i vertici, lei lo sa perfettamente. Domani, magari le arrivasse, ecco, le arrivasse la telefonata di Berlusconi, ad esempio, no? E le dicesse: guarda, caro Guido, abbiamo fatto l'incontro con Salvini, con Meloni, ti devi ritirare, lei? Magari facciamo un altro po' di gazebi il prossimo weekend e chiediamo ai romani se è giusto che io me ne vada via, perché io voglio essere giudicato dai miei concittadini, non dalla politica, che mi pare che non abbia fatto grandi belle figure in questi ultimi anni. Senta Bertolaso, un giudizio su Berlusconi che, Sì. diciamo, questa retromarcia non la potrebbe fare pena proprio perdere la faccia, visto che si è sperticato in lodi nei suoi confronti dicendo: non è mai stato uno di Forza Italia, non ho mai votato Forza Italia, È l'ho scelto vero, perché era il è vero, migliore. è Ma vero. lei come l'ha trovato questo Berlusconi che secondo molti analisti addirittura ormai, come dire, si fa un po' prendere in giro da questi ragazzotti, come lui li avrebbe chiamati, Meloni e Salvini. Come l'ha trovato questo Berlusconi? L'ho trovato gasatissimo, erano anni che non lo vedevo così sul pezzo, così pronto, così attivo, così desideroso davvero di cambiare le cose. Mi pare che abbia anche trovato il modo per andare anche lui oltre la politica e cercare di mettersi a disposizione del Paese per fornire il suo contributo a cambiarlo. Lui l'ha sempre detto, non solo che io non ho mai votato per Forza Italia, ma ha sempre detto che io sono un uomo libero e sono un tecnico con un curriculum professionale alle spalle. Ed è con questi jolly, con queste mie capacità Certo. che io mi presento davanti ai romani. Però se non...